Ciao amici di Panino Tube e oggi siamo tornati su Ice Cream 3. Mamma mia, che bello, che bello! Siamo tornati qua, ma con una nuovissima mod. Con la mod in cui il gelataio diventa un mostro di fuoco. Mamma mia, che roba, che roba! Voglio provarla qua insieme a voi. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate tantissimi like, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta. E poi Panino, salutami. Ricordo che tutti i saluti sono messi proprio in fondo al video, proprio alla fine del video c'è la lista con tutti i nomi di quelli che hanno chiesto di essere salutati. Ora direi di partire, direi di cominciare, mamma mia. Tocchiamo play, facciamo sì il video in difficoltà normale, togliamo il tutorial, tanto ormai lo conosciamo già, e tocchiamo play. Allora, solitamente nei video delle mod noi andremo ad esplorare tutti quanti gli spazi, come sono stati modificati, come non sono stati modificati. Comunque, non arriveremo mai a completare il gioco, anche perché dobbiamo provare la mod, dobbiamo vedere com'è fatta. Però magari vediamo se riusciamo a recuperare qualche cavallino. Guardate qua Jay com'è, guardate qua la stanza di Jay, mamma mia, tutta quanta infuocata, tutta quanta così. Ma dai, allora, io direi di fare una cosa, prendiamo la fionda, la slime shot, perché voglio mostrarvi anche qualche bel trucchetto, un bel trucco che potrebbe esservi proprio d'aiuto. Andiamo qua, scendiamo, mettiamo la slime shot qui sopra, la lasciamo sul tavolo. Questo trucco praticamente vi consentirà di avere le munizioni infinite per quanto riguarda l'electro gun. L'unica cosa, funziona solo qua. Non so se pure da altre parti funziona sto trucco. Attualmente funziona solo se voi lasciate la slime shot qua sul tavolo. Ora andiamo a cercare la chiave. Chiudi qua, no, ma mettiamo qua il nome Panino Tube. Ok, nome Panino Tube messo, comparsa pure qua la mia faccia qui dentro, va bene. Allora, prendiamo la home key. Andiamo, veloci, veloci. E andiamo a vedere il filmato come è cambiato. Vediamo anche Mike come è diventato. Guardiamo qua. C'è tutto rotto, tutto quanto infuocato. Uè, Mike. Beh, anche Mike non scherza più di tanto. Guardate che begli occhioni rossi che ha. No, ma con sta faccia così che ha Rod. Ma dai. Ma è fantastico. Va bene, dai, possiamo skippare, tanto ormai lo conosciamo il filmato. E direi di prendere innanzitutto qua l'electro gun. Sì, ma raccogli però, che Rod se viene, poi mi prende. E non è una bella cosa. Shotta qua. Mamma mia, ciao Rod, come stai, come stai? Tutto bene? Scusa, se ho rotto un attimo lì dietro il furgone, ma l'ho fatto per una giusta causa. L'ho fatto per una cosa buona, quindi penso che tu possa perdonarmi. Allora, andiamo qua, vi faccio vedere come avere munizioni infinite. Ok, perfetto, guardate qua, ho appena ricaricato la slime shot. Quindi colpisci qua, guardate qua che roba. Voi, basta che vi avvicinate. Dov'è la fionda? È sparita la fionda. Mi è sparita la fionda. Vabbè, nella versione non moddata la fionda rimane. Voi vi avvicinate dove c'è la fionda. Premete il pulsante per raccoglierla tenendo in mano qua l'electro gun e si ricaricherà. Ora, direi di andare Metro Station. Vediamo come è diventata la metro. Mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Pure il furgone è spettacolare. Questa mod è una mod che mi è piaciuta tantissimo anche su Ice Cream 2. Ok, siamo arrivati qua alla Metro Station, ma non è cambiata. È praticamente rimasta quasi uguale. Apri qua. Ok, mi sono ricaricato l'electro gun. Anche perché comunque, purtroppo in questo gioco non ci sono armi particolari. Sì, ci sono quelle armi segrete che si trovano dentro lo stall. Però purtroppo per avere qualche arma dobbiamo fare per forza in questo modo, guardare un video. Va bene, Rod, vieni qua, fatti vedere. Esci fuori, gelataio caro. Gelataio tanto bello e felice. Cioè, più o meno bello e felice. Guardate qua, c'è la copertina del mio video qui appesa sulla metro. Ma il gelataio? Rod? Dov'è Rod? Ma volete vedere che mi sbucca da qua? Ma veramente, che fine ha fatto Rod? Non lo vedo! Dov'è? Mi è sparito il gelataio! È sparito il gelataio! Che fine ha fatto? Si è sciolto del tutto con il fuoco! Dov'è veramente? Che fine ha fatto? Qua intorno non lo vedo! Dentro la metro? Possibile che sta dentro la metro tutto sto tempo? Proviamo a vedere qua dentro. Qua non si vede. Niente, è sparito. Ma dov'era? Ma dov'era? Ho girato intorno. Da dove è sbucato? Non c'era. Stavo guardando tutto quanto intorno. Vabbè, dai. Vediamo qua lo stall come è stato modificato. Mamma mia. Ma da dove è sbucato, Rod? Dov'era? Si era confuso praticamente con tutto quanto il resto. Ok, tagliamo qua, tagliamo qua.
Ops, ciao Rod. Prendi qua, Rod, prendi qua. Mamma mia. Ciao, ciao, ciao. Subito lì davanti. Così vediamo già lo stallo com'è, già che ci siamo. Su, vai avanti, non ti bloccare. Vediamo il coccodrillo se è cambiato. Coccodrillo caro. Coccodrillo è rimasto uguale. Ho visto così a vista d'occhio, ma è uguale, uguale. Ora l'unica cosa da fare è liberarsi di Rod in qualche modo. Dobbiamo tornare nella metro. Voglio recuperare l'Electro Gun. Rod, sono qua, eh. Già mi aveva perso. Ciao Rod, ciao Rod. Io mi chiedo da dove è sbucato nella metro. Io proprio non riuscivo a vederlo. O con i colori si era confuso comunque con i colori della metro, altrimenti non saprei proprio. Dai, su, su, veloce, veloce. Torniamo qua alla metro station. Così recuperiamo l'Electro Gun. Mamma mia, subito così mi ha preso. Allora, scendiamo sotto. Guardate là dove si trova l'Electro Gun. Sta proprio lì davanti. Lì davanti. Adesso volete vedere che senza Electro Gun Rod sbuca subito? Apri qua. Andiamola subito a prendere. E là, guardatelo lì, quel gelataio. Mamma mia. Ok, Rod. Oh, perfetto, finalmente. Ora, per un minuto Rod sarà incosciente. Perfetto, meno male, su su. Ora, andiamo a recuperare due pezzi che si trovano praticamente qua dentro. Dobbiamo prendere il cappello e le scarpe. Quindi il cappello si trova già di qua, lo prendiamo subito. Ok, così almeno un cavallino riusciamo già a prenderlo. E ora andiamo a prendere il paio di scarpe che si trovano qua dentro. Mamma mia, apri qua. Ok, scarpe prese, perfetto. E direi di andare a portare tutto quanto dentro il furgone. No, ma io ancora stavo pensando a prima, a Rod. Ma ora che ci penso, se Rod mi dovesse seguire lungo sto corridoio. Ah no, però si può evitare passando dall'altro lato. Perfetto, ok. Quindi lasciamo qua le scarpe. Andiamo a recuperare sotto il cappello. Penso che Rod si sia svegliato perché ho sentito tipo il suo risveglio che fa tutto in quel modo. Ora andiamo qua. Sì, infatti, si è già svegliato. Rod, vieni qua. Vieni qua, gelataio. Dov'è il gelataio? Dov'è? Mi è sparito il gelataio di nuovo. No, stavolta non mi faccio prendere come prima. Non mi faccio prendere, Rod, non mi prenderai. No, veramente, non si vede con questo scenario. Ah, eccolo là. L'ho visto, l'ho intravisto. Ok. Rod, vieni qua. Io mi chiedo con quale voglia tu voglia venire qua da me. Ok. Raccogli qua il cappello. Per un minuto Rod sarà fuori uso. Andiamo pure a recuperare l'Electro Gun perché a quanto pare ci serve. È molto utile dal momento che Rod si mimetizza proprio con lo scenario. Quindi lascia qua il cappello. Lasciati qua e ora andiamo a prendere l'Electro Gun. Perfetto, scendi, scendi, scendi. Veloce, veloce. Dai, su, muoviti, muoviti, muoviti. Prima che quel coso si svegli. E poi pure io vado a lasciare l'Electro Gun proprio qua vicino a Rod. Pure io, me la vado a cercare. E ora me ne salgo sopra. Ciao, Rod. Buon divertimento, anzi, buonanotte qui nella metro. Adesso ce ne andiamo. Possiamo andare direttamente al circo. Così vediamo come è cambiato quello scenario. E vediamo anche come. Come il primo cavallino da prendere, ecco, vediamo se i cavallini sono cambiati. No, ma lo scenario è fantastico! Ma è bellissimo! Beh, questo scenario è stato praticamente modificato. Ok, ho ricaricato l'Electro Gun, così ci abbiamo bella carica. Dov'è Rod? Dov'è? Dov'è? Ah, eccolo, infatti non lo vedevo. Subito così la musica è partita. No, prendi qua Rod, mamma mia, ok. Rod è fuori uso per un minuto. E noi nel frattempo andiamo a portare le scarpe e il cappellino al guardiano del circo. Non so chi sia quella persona lì, però vabbè, ha bisogno dei vestiti, quindi noi glieli andiamo a dare. Uè, guardiano del circo, prendi qua. Su, su, metti qua le scarpe e ora andiamo a prendere cosa? No, non ti bloccare qua intorno. Mamma mia, andiamo a prendere il cappellino. Su, su, il cappellino per il guardiano del circo. Così andiamo a recuperare anche il primo cavallino. Su, su, veloce, veloce, su, su. Vai qua, prendi qua. Mike, non ti lamentare, ti sei fatto prendere te apposta. Sei andato lì, avevi tutta l'Electro Gun davanti, tu che fai? Ti fai prendere. Quindi Mike, per favore, te le vai pure a cercare le cose ad un certo punto. Ma Rod si è già svegliato, è già passato un minuto. Già passato un minuto da quando io l'ho messo fuori uso. Ma dov'è? Perché io lo sento così dal nulla che mi rincorre? Io non lo vedo, non lo vedo. Ah, eccolo di là. Mamma mia, ciao Rod. Su, su, veloce, veloce. Prendi qua il cavallino. Ok. Mamma mia, Rod proprio si confonde con lo scenario. Oh, mamma. È qua, è qua, è qua. Ok, possiamo andarcene.
Possiamo andarcene? Mi stavo per bloccare. E no, mi sa che Rod si è bloccato. Guardate qua. Rod si è bloccato. E mo si è sbloccato. Mo si è sbloccato. Ciao gelataio, ciao. È stato un grandissimo piacere, un grande onore aver giocato insieme a te, essermi divertito con te. Già che ci sono, voglio vedere anche Charlie come è diventato. Quindi lasciamo questa qua. Prendiamo l'Electro Gun. Ok, Rod, vieni qua, vieni qua. Perfetto. E ora andiamo a vedere Charlie come è diventato. Vediamo se lui è stato modificato dalla mod oppure è rimasto uguale. Su, su. Andiamo, andiamo, andiamo. Veloci, veloci. E poi dopodiché andiamo a vedere il centro commerciale. Vediamo anche il centro commerciale. Così vi spiego anche una cosa. Perché molti mi scrivono nei commenti che non riescono ad aprire la serranda del centro commerciale. Adesso vi spiego come si fa. Perché c'è un metodo molto particolare. Uè, Charlie. Eh sì, mo devo mettermi a parlare con te. Ciao Charlie, lo facciamo un'altra volta, Mi raccomando, rimani lì a dormire, Voilà! Ok, me ne vado al centro commerciale. Andiamo, 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 prima che Rod si svegli. E andiamo qua. Shopping center, perfetto, perfetto. E un cavallino è stato recuperato. Così poi andiamo a mettere anche l'altro cavallino, quello che si trova dentro il campeggio. C'è pure un filmato. Guardate Rod Junior com'è. Guardate Rod Junior. Mamma mia. Lo scenario non è di quello dei migliori, però guardate com'è diventato. Va bene, dai, andiamo qua avanti. Andiamo a prendere adesso qua. Oh, mamma mia. Guardate com'è il centro commerciale. No, ma è fantastico. È spettacolare. Bello, questo scenario mi piace tanto. Solo che adesso penso che Rod si confonderà, perché è praticamente uguale, Rod si mimetizza, io non lo potrò vedere qua. Infatti, ma dov'è? Dov'è? Io non lo vedo, non lo vedo. Dove si trova? Non lo distingo fra tutto sto colore così. Rod? Gelataio? Dov'è? Sembra praticamente invisibile quasi, sembra trasparente. Oh, finalmente si vede, sbucato fuori. Vieni qua, gelataio, vieni qua. Perfetto. Ora andiamo sopra, andiamo nel piano superiore, così vediamo anche com'è. Wow, fantastico. Lì si vede la miniatura del mio video, che bello, con il caro Rod, con il caro gelataio. Ora andiamo qua, vi faccio vedere come si apre questa serranda. Allora, voi dovete puntare col puntatore qua in alto, il più alto possibile, in questo modo. Perché se voi mettete il puntatore, ad esempio, qua sotto, arriva un punto che poi smette di aprirsi la serranda. Quindi voi mettetelo in alto, guardate in alto quando aprite, così si aprirà del tutto. Riuscirete a prendere tutto quanto, no? Ok, perfetto. Dobbiamo prendere la pala. Prendiamo qua la pala, ecco qua. Così andiamo poi a scavare dopo al camping. Vediamo anche il camping come è diventato. Allora, andiamo qua, andiamo di qua. Solo che Rod fra poco si sveglia. Sicuramente si sveglierà a breve. Infatti, ma si è già svegliato, ma meno male che dovrebbe durare un minuto l'effetto dell'electro gun. Qua dura qualche secondo praticamente. Su, su, raccogli, raccogli, vieni qua Rod, vieni qua. Sembra tipo un battle royale sto gioco così con l'electro gun. Vieni qua Rod, prendi qua. Ora per un minuto lui sarà fuori uso, anche se secondo me si sveglia prima, non è un minuto preciso, perché dura troppo poco sto minuto. Ok, prendiamo la pala, prendi qua, perfetto. E la lasciamo di qua. E ora andiamo a vedere il camping. Vediamo come è diventato il camping, che tra l'altro è anche l'ultimo posto che andremo a vedere. Mamma mia, su, su, veloce, veloce. Next stop camping. Ce ne andiamo al campeggio. Wow, vediamo come è diventato. Beh, anche il campeggio è stato modificato, ma di tanto. Ma guardate il pavimento com'è. Cioè, mentre la metro è rimasta pressoché uguale, qua il campeggio è cambiato. Ora prendiamo l'electro gun, la ricarico. Ok. Ora cerchiamo il gelataio, Rod vieni qua e cerchiamo, ma lui mi trova sempre, io non lo trovo mai. Eccolo lì che sta venendo tra le tende, vieni qua gelataio, vieni qua, tac, perfetto. Ora dobbiamo prendere qua una mappa, dobbiamo cercare la mappa. Mappa, dove sei? Dove si trova la mappa? Mamma mia, forse sarà qua dentro, vediamo qua dentro, non è qua dentro, allora sarà forse da questo lato, vediamo, vediamo, vediamo. Ok, forse dentro sta tenda, per forza. No, sì, sì, è lì dentro. Qua nell'angolo, raccogli. Ok, ci dobbiamo avvicinare qua al punto fino a quando non diminuisce. Quindi di qua sto andando al punto giusto, qua, no? Da questo lato. Ok, si trova di qua. Devo prendere adesso la pala. Ma aspetto un attimo che Rod si sveglia, perché tanto fra poco si sveglia di nuovo qua. Rod?
Buongiorno Rod, è pronto il cappuccino? Prendi qua. Ok, ora prendiamo la pala si trova qua, su raccogli. E dov'è che ho lasciato il foglietto? L'ho lasciato qua, perfetto. Prendiamo la chiave rossa, la chiave per andare sulla casa, sull'albero, così vediamo anche lì sopra com'è. Ok, apri qua, apri, 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 perfetto. Ora andiamo di qua, saliamo sopra la casa, su, veloce, sali, 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 prima che qualcosa si svegli. Ok, quindi. Apri qua, ok, chiudi qua la porta, no, devi chiudere la porta, ok, il cavallino, ok, abbiamo trovato un cavallino, lo andiamo a mettere qua dentro e ora andiamo a recuperare l'altro cavallino che abbiamo lasciato di sotto. Si è già svegliato Rod, Rod è sveglio, non ho l'electrogun, quindi devo seminarlo, Rod. Sì, teoricamente potrei ricaricarla, però no, ormai ho già usato le mie due munizioni. Poi con la scusa di seminare Rod, esploriamo anche il camping. Vediamo qua com'è diventato. Non ti bloccare tra i vestiti. Ok, vediamo anche Liz com'è diventata. Se lei è stata modificata oppure no. No, Liz è rimasta uguale, non è cambiata Liz. Quindi niente, ciao Liz, ci vediamo poi un'altra volta, eh. Ok, andiamo di qua. Andiamo a recuperare l'altro cavallino che abbiamo recuperato. Su, su, veloce, veloce, veloce. Andiamo di qua. Prendi qua, cavallino giallo. Ok, andiamo di qua. E andiamo sulla casa, sull'albero. Su, su. Andiamo di qua, veloci, veloci. Andiamo. Eccoci qua. E ora possiamo salire in tranquillità. Tanto Rod non è qui da queste parti. Su, su. Veloce, veloce. Ok, ecco qua. Mettiamo il secondo cavallino. Teoricamente ne mancano solo più due, però voglio vedere adesso se cambiando posto c'è un altro scenario. Però Rod, te pareva che non stava lì davanti? Mamma mia, ciao gelataio, ciao ciao ciao! Io vado di qua, così ti semino subito al volo velocemente. Su su, andiamo, andiamo, andiamo. Ok, meno male, andiamo dentro qua, il furgone. E andiamo, non so, andiamo. Shopping center, andiamo al centro commerciale, visto che quello è un posto che a me è piaciuto davvero tanto. Ok, vediamo se compare qualche filmato particolare. No, non è comparso nessun filmato. Va bene, dai. Io a questo punto direi di finire qua questo video, mentre sono al centro commerciale, così vado a fare anche un po' di shopping. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video. E come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buonanotte. E adesso saluto chi ha chiesto di essere salutato e anche iscritto a parte del video che vi è piaciuta. Ciao a tutti!